Vai. Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Anche questa puntata atipica perché, come potete vedere, siamo in pista. Ve l'avevo detto poco fa che ve l'avrei fatta vedere. Eccola qua, una pista molto divertente, quella di Avola. Siamo quindi nel Siracusano e devo dire, se siete in zona, veramente ragazzi, passateci, perché da guidare è da tanto tanto gusto. Ma iniziamo subito con la Formula 1, parliamo dell'EPL2, perché temo di illudermi, perché si sta vedendo una Ferrari competitiva. Vero che è solo venerdì, però è anche venerdì per il setup del motore, per i giri motori che la Ferrari sfrutta il venerdì, che sappiamo essere bassi. E poi, vero che vi ho detto che c'è una quarta unità nuova, ma quella che si sta utilizzando adesso è ancora quella vecchia. La nuova verrà montata per qualifiche e gara. Quindi, al di là di tutto, è un ottimo venerdì di prove, dove la Ferrari è stata competitiva, prima in PL1 con le gomme hard, poi in PL2 sia con le medium e poi anche nella simulazione passo gara. Quindi, ad esempio, in ottica Q2, dove tutti i piloti saranno obbligati a utilizzare la seconda mescola, anche lì non si va male. Invece chi ha fatto un passo indietro abbastanza importante è la Mercedes, al momento che ha montato la mescola più morbida. Loro si sono allontanati dalla vetta, quindi probabilmente aver dimostrato di avere un ottimo passo gara con le hard non sarà sufficiente. Vi faccio una premessa: come al solito quando sono in pista, tra l'altro vi faccio vedere i piloti impegnati oggi, come sapete vengono da tutta Italia, ve li presento pure: lui è Leonardo Licata, Piero Herrera che è italo, peruviano, poi ancora abbiamo il pugliese che vive a Bologna, dicevamo una volta a Roma, Vito Leonardo Pignalosa, il fiorentino Lorenzo Librando, parente di Giovanotti, poi ancora lui, l'italo greco Gaetano Carilaos Piela, poi Antonio Sardo, campano. Dillo, che di dove sei? Oggi di cosa diciamo? Maranello. Ciao! Il pilota di Maranello, Luca Pennacchia, doveva essere a Monza ma aveva l'impegno qua, quindi è venuto da noi. E poi il fiorentino, anche lui l'amico stretto di Sting, Carlo Abate, e il piccolo fenomeno qui Enzo Rifici, da oggi Giovanni. Ma comunque è successa una cosa con una ragazzina tutta da ridere, quindi è diventato Giovanni. Quindi dicevamo, ragazzi, la Ferrari è andata bene, ed è andata bene anche nel passo gara, anche se lì c'è un po' un'incognita. Perché? Vi dicevo, vi faccio una premessa: quando sono in pista sapete che guardo le prove con un quarto di occhio, manco mezzo, perché sono concentrato sui piloti, quindi non ho tutte le informazioni che arrivano di solito. Però dopo un tempo di attacco molto alto con le medie 1.26, quando già le Red Bull mi avevano messo paura e continuano a farmi e a farci paura, perché loro hanno fatto un tempo di attacco di 1.25.2, poi alla ripartenza dalla bandiera rossa entrambe le Ferrari sono scese con una certa facilità sotto l'1.25. Bandiera rossa perché Perez è uscito alla parabolica, ha messo le due ruote esterne fuori, soprattutto la posteriore sinistra. Non si è visto un gran controsterzo, anzi è come se fosse rimasto giù sull'acceleratore, ma lo ha fatto per evitare, perché se avesse rallentato il testacoda sarebbe stato inevitabile e quindi si sarebbe stampato contro le barriere sicuro. Lui invece ha rallentato la macchina percorrendo tanti metri e poi si è appoggiato piano piano alle barriere con l'ala posteriore. Quindi è stato bravo dal punto di vista della guida, però un incidente, uno stop che in un giorno in cui è stato davanti a Verstappen sia sul passo gara che sulla simulazione qualifica non ci voleva per la sua testa, per il suo morale, e anche ai box si è visto che c'erano i meccanici molto dispiaciuti. Quindi dicevamo, Ferrari dopo la rossa ha fatto un bel tempo di attacco, un secondo tempo di attacco che lascia ben sperare, come vi avevo detto nelle puntate precedenti, per il podio. Degli altri ho visto poco, ho visto solo che la Mercedes ha peggiorato tanto, come vi dicevo, con le rosse, e infine che la Red Bull c'è sempre, non facciamoci illusioni, però forse questa volta un po' di fastidio
la Ferrari potrà darglielo. È quello che ci auguriamo proprio tutti. Bene, siamo quasi alla fine della puntata. Prima di andar via, volevo presentarvi due persone. Loro si chiamano Corrado e Gioacchino, che sono praticamente qui i proprietari e gestori della pista, per essere precisi, che sono stati davvero straordinari oggi con noi. Siamo venuti qua a lavorare, a divertirci fondamentalmente, e ci hanno accolto benissimo. Era la prima volta, la pista è stupenda, ma non è merito loro, ma del padre che l'ha costruita, del padre di Corrado, il signor Tommaso Marescalco. Il signor Tommaso Marescalco. E niente, ci siamo divertiti molto e probabilmente, anzi possiamo dire sicuramente, come selezione nazionale piloti ci torneremo. Un saluto quindi da Nicola Castiglione, da Corrado, Gioacchino, e ci vediamo alla prossima puntata. Se ci saranno news importanti, sapete che ci sarò con la puntata notturna. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.